Suda e parecchio alle pendici dell'Etna, Zafferana Etnea e il Gelacalcio che si appresta a disputare il campionato di Serie D. La comitiva biancazzurra rimarrà in ritiro fino al prossimo 31 luglio. Si lavora con grande abnegazione, così come nello stile del tecnico Toto Brucculeri. Il Gela, così come riferito ieri dal direttore sportivo Giovanni Martello, vorrà dire la sua in un torneo così difficile e intrigante. Non esiste il termine comparsa, lo ribadisce anche il vicepresidente del club, Lucio Antona. Siamo in sintonia col direttore Giovanni Martello, anche perché, come sapete, il presidente comprimario, il nostro presidente, il comprimario, la figura del comprimario non la vuole fare. Quindi sicuramente faremo un campionato intanto per vedere effettivamente la categoria come si pone, perché non abbiamo grande esperienza sulla Serie D. Anche con l'abolizione della C2, adesso la Serie D è paragonabile ad una buona C2, perché non. Quindi vogliamo capire bene quali sono i confini di questa categoria, di questa nuova categoria, che affrontiamo con grandissimo entusiasmo. L'organico è ancora da completare, si lavora alacremente per cercare altri giocatori che possano fare a caso del Gela. Tra poco sarà lanciata anche la campagna abbonamenti e la società si aspetta una risposta concreta, massiccia da parte dei sostenitori, perché il 12° uomo in campo non deve mai mancare al fine di conseguire i migliori risultati. Ora chiediamo un aiuto alla città, anche piccolo, perché è fondamentale che la gente di Gela si abboni, perché così avranno delle facilitazioni sui prezzi, il prezzo alla singola partita si abbassa notevolmente, e poi danno una mano alla società, perché per prendere 13, 14, 15 giocatori tutti nuovi c'è stato un notevole sacrificio economico, come voi potete capire. Quindi ci aspettiamo dalla città un grandissimo ritorno, veramente ci aspettiamo che tantissime persone si abbonino, anche perché personalmente tutte le persone che mi incontrano mi chiedono quanto costa un abbonamento, quando saranno pronti gli abbonamenti, e su questo stiamo lavorando. Ci aspettiamo dai tifosi una risposta massiccia dopo una squadra che vince due campionati di fila, l'anno scorso un campionato eccezionale, fantastico, quest'anno ci troviamo in una categoria splendida, veramente splendida, quindi ci aspettiamo i tifosi. Ora lo stadio farà un restyling, credo, per cui effettivamente potremmo avere delle cose ottime cose.